Ancora traffico bloccato questa mattina intorno alle 7 all'altezza di Caprigliola, all'incrocio della statale 62 della Cisa con la provinciale 330, ad iniziativa del Comitato Uniti per Albiano per, come scrivono gli organizzatori, mantenere il fiato sul collo alle istituzioni, in particolare al comune di Aulla e alla provincia di Massa Carrara, in vista della scadenza delle autorizzazioni con cui la ditta Costa può continuare a lavorare in proroga dal 2010. Autorizzazioni che scadono ad agosto e che sono di competenza provinciale. Andiamo a Fiumaressa, caro sindaco, a raccontargli la verità. Andiamo all'Arpat Liguria, Regione Liguria. Cosa sversi? Lo sai, da un anno e mezzo ce l'hai sul suo tavolo e fai finta di niente. Intanto c'è attesa per il pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sul ricorso della ditta Costa contro il comune di Aulla, ricorso con cui è stato impugnato il procedimento avviato dall'ufficio competente del comune di Aulla in ordine alla conformità urbanistico-edilizia di un capannone dell'impianto di lavorazione dei rifiuti di Albiano Magra. Politici di sicuro incapaci, perché fare un impianto di CDR in mezzo al paese è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Se tu guardi gli impianti di CDR che ci sono in Toscana, e nemmeno tanti, sono 4 o 5, sono tutti lontanissimi dai centri abitati. L'unico mezzo al peso è questo qui.